Poi c'è un altro allineamento che riguarda le colonne. Invece divide la campata in due parti da 8 e da 4. Perché vi ho disegnato prima questi allineamenti? Proprio per la presenza delle colonne. In fase di progettazione sceglierete magari voi un domani dove posizionarle. In questo caso sono date. Posizioniamo in pianta le colonne, segnandole così, perché immaginiamo che in pianta le vediamo posizionate e stiamo anche ipotizzando che queste colonne possano essere delle HE, che è un profilo che magari per ora vi dice poco, però che è un profilo che in sezione a questa più o meno. Ci sono delle travi che mi sono state chiamate travi principali. Per ora, come trave principale, individuate una trave che collega due colonne. Ci sono poi degli altri allineamenti secondari che sapete che sono ogni 2 metri. Quindi abbiamo delle colonne, abbiamo delle travi principali, abbiamo delle altre travi cosiddette secondarie. Vi faccio questa premessa di una cosa che probabilmente avete già visto, perché ritengo sia uno dei punti più importanti. Con questi elementi, quali elementi avete visto oltre questi che vi ho indicato l'ultima volta? Il contravento e il solaio. Allora, pensiamo al solaio. Qual è la prima cosa a cui dovete pensare quando vi parlo di un elemento strutturale? Cioè, che differenza c'è tra una trave e una lamiera aggregata, come avete visto? Qual è la prima domanda che dovete porre? La funzione, perfetto, la funzione strutturale che ha, cioè quell'elemento messo lì per una ragione, generalmente per trasferire un carico, però questo può essere fatto in molti modi diversi. Il carico può avere nature diverse, può avere un elemento a geometrie differenti e vabbè, insomma, parecchie cose che lo caratterizzano. Quindi la funzione strutturale del solaio, voi avete visto la lamiera aggregata, qual è? Quella di? Quella di? Non vi preoccupate, tanto siete registrati. Quella di? Cioè, cosa banale, però importante. Quello che sta, cioè, a contatto con il campo. Pensiamo a quello di chiamato di interpiano. Cioè, del che potrebbe essere questo piano qua su cui camminiamo. Reggere le persone. E cioè, resistere, supportare determinati carichi che principalmente sono verticali.
Quindi sappiamo quali sono i carichi, le persone, il pavimento, gli impianti, ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Li deve trasferire ad un altro elemento strutturale. Qual è l'altro elemento strutturale? La trave secondaria. Allora, detto così, dite vabbè, ok, è una banalità. Però, con un esempio base, perché è un elemento molto semplice, ha dietro la natura di tutto ciò che vedrete in generale per gli elementi strutturali. Quindi voi avete immaginato un elemento, sapete che può essere una lamiera aggregata, come potrebbe essere un altro tipo di elemento, potrebbe essere un altro solaio. Sapete che è un elemento orizzontale, serve a prendere dei carichi verticali e li deve riportare a delle travi secondarie. Sulla base di questo noi possiamo ipotizzare qual è il modello. Ci serve un modello al fine di calcolare ad esempio le sollecitazioni o la deformazione del nostro elemento. Quindi dobbiamo passare da un elemento reale attraverso una modellazione, dobbiamo arrivare a qualcosa. Questo elemento poggia sulle travi. Che vuol dire che avete considerato una striscia larga un metro? Dovrei stare fatto la scorsa esercitazione. Consideriamo una striscia larga un metro. Sì. Avete capito perché? Perché se no, cioè, significato, cioè, essendo bidimensionale sarebbe complicato. E perché lavorerebbe a piastra? Sì, da un certo punto di vista sì. Però pensiamo a come è poggiato il solaio. Si indica sulle tavole di carpenteria, troverete un simbolo del genere. C'è una doppia freccetta. Che vuol dire? Cos'è? La tessitura. Però che vuol dire? In che direzione è messa la lamiera? E che significano le due freccette? Che stiamo ipotizzando un elemento che poggia da questo lato e da quest'altro lato. Cioè stiamo dicendo che la lamiera è in questa direzione e che poggia da qui e qui. Che significa? Avete visto per ora soltanto la lamiera, no? Sapete che c'è una parte in cemento armato, ma per adesso questo non l'avete vista. La lamiera ha un comportamento uguale nelle due direzioni? Ok, quindi ipotizziamo che in questa direzione a questo momento di inerzia avete l'altro lato, nell'altra direzione quant'è? Immaginatevi sempre gli elementi, guardateveli su internet, nell'altra direzione è una lamiera, si riflette. Quindi stiamo ipotizzando di poggiare un elemento così, da una trave all'altra, posizionato in questa direzione, con le onde così, perché solo in questa direzione può trasferire il carico, nell'altra direzione no. E immaginiamo questi pannelli, questi pezzi di lamiera che funzionano da qui a qui, di affiancarli, metterne altri, uno affianco all'altro. Ma se sono tutti quanti affiancati e coprono tutte le stesse luci e lavorano tutti alla stessa maniera, beh, posso dire che se ne analizzo un metro per comodità, posso poi dopo fare delle considerazioni per riportare quello che ho calcolato sul metro su tutto. Dico questo perché
spesso è un punto un po' delicato sul perché si prende, quindi ho fatto un po' strano. La parentesi è una cosa che avete già visto. Da dei carichi distribuiti siete passati a farli diventare carichi distribuiti a una larghezza di un metro, quindi moltiplicati per un metro, questi carichi a metro. A quel punto avete detto, prendiamo un elemento solaio, questa famosa striscia, lo ipotizziamo continuo su 3 appoggi, seguite, e ipotizziamo un certo schema statico. Quindi non vi faccio ovviamente quello che ha fatto l'ingegnere Arancio sul calcolo del solaio, però questo è per dire che nel nostro iter il passaggio chiave è individuare questo elemento, pensarlo, progettarlo. Per progettarlo mi serve uno schema e questo schema deriva da queste considerazioni. Poi, capito questo schema, c'è la parte più, tra virgolette, semplice, perché la verifica dell'elemento a flessione, a taglio, disponendo i carichi in maniera da massimizzare le sollecitazioni, credo che insomma l'abbiate capito, non è complicato. È invece molto più critico il passaggio di estrarre gli elementi e scegliere ogni volta il modello necessario. Dal modello del solaio facciamo il passo successivo. Quindi, dal modello del solaio abbiamo calcolato, oltre a delle sollecitazioni nel solaio, abbiamo calcolato delle reazioni. Cosa rappresentano queste reazioni? Tanto che ci pensate, io riscrivo i carichi. Altra cosa importante, tenetevi sempre da una parte la geometria e i carichi da cui siete partiti, che poi ogni volta vanno riutilizzati. Riscrivo i carichi del solaio di interpianto. Allora, cosa rappresentano quelle reazioni? Perché le abbiamo calcolate? Le avete calcolate, no? Tornando nello schema generale, chi è che si deve prendere quelle reazioni? Scusate, chi è che deve fornire quelle reazioni? Le travi secondarie, giusto? Quindi torniamo qui dentro e diciamo, l'elemento in questa direzione l'ho calcolato, lui. Quindi ho verificato che lui sia in grado di trasferire carichi dal pavimento alle travi secondarie. Ora mi sposto sulle travi secondarie e devo dire, le travi secondarie, nuovo elemento strutturale, che funzione ha? Funzione. Qual è? Quali carichi? Quelli del solaio, dove? Alla trave principale. Vedete che in questo processo che stiamo facendo avete diverse incognite, ve lo immagino. La più grande incognita è il collegamento tra gli elementi, che ancora non sapete bene come fa. Quindi questo trasferire, quando si tratta di solaio, potete immaginare che il solaio è appoggiato sulle travi che sono andate in direzione, potete immaginarvi l'appoggio.
Quando invece passiamo da trave secondaria a trave principale, avete un punto interrogativo su come avviene questo collegamento e come i carichi vengono trasferiti. E per ora rimane così, diciamo. Lo vedremo più là. Quindi la funzione è trasferire i carichi alle travi principali. Qual è la geometria e lo schema statico che scegliamo? Uguale nella stessa maniera in cui come abbiamo fatto per il solare. L'elemento è questo. Una cosa sui collegamenti va detta. Stiamo ipotizzando che la trave principale, immaginiamo questa, che va da colonna a colonna, sia passante, cioè che ci sia le colonne, una trave principale che collega le colonne e poi delle travi secondarie che si agganciano, si collegano a questa trave principale. Perché è importante questo? Perché se io vi disegno soltanto una pianta così, voi non potete capire, ma in questo punto che succede? Qualcuno si deve interrompere, o si interrompono tutti e due, ma è un po' strano, o uno o l'altro. Quindi stiamo ipotizzando che, dato che le colonne sono qui, l'elemento passante è qua. Nella realtà non è che è sempre così, ci sono le più svariate tipologie di collegamenti, di elementi. Va bene, ipotizziamo che questo sia passante. È importante questo perché significa che la geometria del nostro elemento va da qui a qui. Quanto è lungo l'elemento? 5 metri. Quindi sappiamo che ha una lunghezza 5 metri. Qual è lo schema statico? Una trave appoggiata. Dovreste dire lo schema statico ancora non lo posso sapere. Perché? Qui e qui. Che vincolo metto? La scienza delle costruzioni ne posso scegliere tanti. Nella realtà ci sarà un collegamento. E che genere di vincolo offre a questa trave? Quindi come posso schematizzarla? Se diciamo che la trave è appoggiata da un elemento all'altro, stiamo assumendo che ci sia un vincolo di cerniera. Non è corretto dire scelgo lo schema di trave appoggiata, diciamo che scegliamo dei vincoli di cerniera, quindi questa è un'ipotesi, altrimenti il nostro modello non lo potremo fare. Quindi voi ricordatevi, quando poi arriverete ai collegamenti, qua abbiamo fatto questa ipotesi. Poi quando vedrete i collegamenti direte: ma potevo veramente schematizzarlo con una cerniera o no? 5 metri, cerniera. Carichi. Arriviamo alla famosa domanda delle reazioni. Come è caricato l'elemento? Come è caricato? Dovete andare qua. Vedete? Come è caricato l'elemento? Con un carico? Perché distribuito? Per il solaio. Ok. Altro passaggio però. Noi dallo schema del solaio abbiamo tirato fuori delle reazioni che sono puntuali, giusto? Ma ricordandoci e avendo capito che erano riferite a un metro di larghezza, possiamo dire che ogni metro di questo solaio ha bisogno di una reazione data dalle travi pari a quello. Dato che a fianco ce ne sono altri, perché il solaio sta, abbiamo detto prima, questa trave avrà ogni metro, dovrà fornire ogni metro la reazione. Potrà sembrare ovvia per voi questa cosa, dite: ma che questo che si sta dicendo ci prende
metterci, però ripeto, sono ragionamenti sul funzionamento strutturale molto importanti che poi potranno diventare più complicati su altri elementi. Quindi la reazione, ogni metro sulla trave, fa sì che la reazione che abbiamo calcolato sul solaio, e ve lo descrivo, scrivo qui sotto, avevamo calcolato per il solaio l'interpiano, vediamo, avevamo calcolato reazioni di natura diversa, avete sempre scissa la parte che riguarda stato limite ultimo e che è un qualcosa che riguarda le verifiche di resistenza dell'elemento a ciò che è lo stato limite esercizio, che riguarderà le vostre verifiche di deformabilità. Natura diversa le teniamo separate. Per quanto riguarda lo stato limite ultimo, avevamo una reazione data da 1,25 per 7,9 per 2, giusto? 19,75 kN, giusto? E poi avevamo due reazioni invece allo stato limite di esercizio. Perché due? Perché abbiamo imparato a tenere scissi ciò che deriva dai carichi permanenti e ciò che deriva soltanto dai variabili. Perché? L'avete visto principalmente perché, come avete visto col solaio, se mi richiedono delle verifiche di deformabilità, quindi dei limiti di abbassamenti verticali che dipendono solo da un carico o solo dall'altro, io le tengo separate oppure poi non so quale carico utilizzare per la verifica. Quindi abbiamo un valore di dovuto, chiamiamo SLG, che è 9,4 kN, e un altro dovuto ai variabili SLU uguale a 5 kN. Allora, come nomenclatura troverete quella originale, quella delle norme, scrive che con la combinazione degli effetti si chiama FD, poi dove D sta per design, poi potete trovare differenze tra stato limite esercizio e stato limite ultimo nei pedici, eccetera. Allora, insomma, adesso questo non vi sconvolge, no? L'importante è che capiate che cosa significa. Quindi abbiamo questi tre input che sono una cosa fondamentale per la verifica dei nostri elementi. Quindi qua dentro, come carichi, avremo un carico distribuito che è proprio pari a questi valori considerati distribuiti. Calcoliamo rapidamente cosa, quali sono le sollecitazioni che ci interessano per le verifiche. Sappiamo che sulla trave c'è un carico distribuito. Sappiamo che sulla trave c'è un carico distribuito e che varrà 19,75 a metro, questa è la quantità a metro, per l'SLU e questi altri due valori per l'SLU. Quindi che facciamo? Taglia il momento. Vedete l'elemento come si comporta. Per quanto riguarda il solaio, avevamo ipotizzato uno schema continuo. Quindi
con il relativo diagramma di sollecitazione. Immaginate invece qua la trave, abbiamo ipotizzato che vada da qui a qui, quindi è una trave semplicemente appoggiata, si infletterà in una maniera diversa e avrà delle sollecitazioni diverse. Quanto valgono questi valori? Quanto è il taglio massimo? Innanzitutto vediamo, carico costante, taglio lineare, quanto vale? Il taglio massimo all'appoggio. Riflettete sempre che significa questo. Significa che questo elemento avrà un taglio massimo vicino all'appoggio e un taglio nullo a metà. È banale, però pensateci che significa. Ha un momento massimo in mezzeria, quindi sarà il punto più delicato per la trave per quanto riguarda le sollecitazioni più intense. Quanto vale il taglio qua? Se abbiamo un carico distribuito generico P, che è dei mezzi, dove L è la luce. E un momento? Quant'è? L4. Ha detto giusto la proprietà. L4. Calcoliamo le sollecitazioni. Lo facciamo per lo stato limite ultimo. Quindi stiamo vedendo stato limite ultimo. E calcoliamo un momento massimo. Indichiamo M e D come mette sulla normativa, così li trovate sulla normativa, un ottavo di 19,75 per 5 al quadrato è uguale a 61,7 di un newton metro. Ora, i numeri sono importanti fino a un certo punto. Se voi avete capito bene che cosa stiamo facendo, è banale. Allo stesso modo posso calcolare il taglio, che chiameremo V e D, che è uguale a 19,75 per 5 diviso 2, è uguale a 49,4 kN. Quindi 61,7 kN metro e 49,4 kN. Prima verifica da fare. Individuiamo le sezioni critiche. La verifica a flessione la stiamo facendo in mezzeria. Perché? Perché lì la sollecitazione è massima. La verifica a taglio la stiamo facendo vicino all'appoggio. Quindi immaginate la trave, stiamo scegliendo le sezioni che andiamo a verificare. Perché? Perché dobbiamo passare da delle sollecitazioni sull'elemento a un calcolo di tensioni all'interno della sezione. La verifica a flessione. Mi dispiace perché qua non ho molto posto. Magari li riscriverò. Verifica a flessione dalle norme. Saprete che M e D, quindi la sollecitazione flettente, no, l'avete già visto col solare, diviso il momento resistente, chiamiamo MRD, deve essere minore o uguale a 1. Significa banalmente che
il momento resistente deve essere maggiore di quello sollecitante. Ovviamente all'interno sapete che ci sono dei coefficienti di sicurezza. Perché? Perché qui dentro, in quello agente, cosa c'è? Dei? La combinazione carica, quindi dei coefficienti che amplificano l'azione. Quindi questa è un'azione amplificata. Il momento resistente, però lo vediamo, anche lui ha un suo coefficiente. Avete già visto anche questo. Quanto vale il momento resistente? Allora, MD ce l'abbiamo. Quanto vale il momento resistente? Quanto vale? Individuate gli elementi, questo modulo di resistenza sulla normativa di usare per questo tipo di sezione, vedete qual è la classe della sezione, quindi dite in classe 1, se voi guardatevi sempre la normativa, tutto quello che facciamo è scritto per bene sulla normativa, se andate sulla parte dell'acciaio, questa ve la siete procurata, questa versione analoga, può scaricare da internet gratuitamente, guardatevi il capitolo dell'acciaio, lo scaricate, ci stanno suddivisi tutti gli elementi secondo la loro funzione strutturale, per ritornare al discorso che facevo all'inizio, elemento semplicemente flesso, presso flesso, eccetera eccetera, ok, quindi sulla base di quello trovate le verifiche che facciamo qua. Quindi qui quali sono i soggetti? Un modulo di resistenza plastico, cioè che è riferito a un certo campo, come vedete questo sulla parte teorica del professore, dovrebbe anche essere elastico, la normativa dice questo, non entro in merito troppo a questo, e che cosa? Che cos'è questo? È la resistenza? Okay. Una tensione nel materiale che corrisponde allo snervamento, divisa, avere un coefficiente di sicurezza e va bene, però voi dovete capire, questa è dimensionalmente, che dimensioni ha? Diciamo 2 su millimetro quadro, che significa che è una tensione a tutti gli effetti. Ok, quindi una forza diviso una superficie. Questo poi voi lo potete prendere dove vi pare, però deve essere chiaro che cosa rappresenta. Ma l'avete visto il materiale, diversi tipi d'acciaio, eh? In questo caso l'avete preso uguale a 2,35, come stiamo ipotizzando della trave è fatta di un certo acciaio, è uguale a 2,35. Però dovete capire bene che cosa significa questo. Cosa c'è dentro questa formula? La scienza delle costruzioni, questa formula, com'è chiamata? Questo V doppio, che cos'è? Benissimo. Modulo di resistenza, che vuol dire? Questo è un qualcosa di scienza delle costruzioni che non abbiate visto, ma vi siete domandati che cos'è? Dove lo troviamo? Sul frontale, benissimo, è una caratteristica geometrica, ma come si calcola?
cos'è? Che grandezza ha? Questo sappiamo con attenzione, ce la immaginiamo. Questo qui cos'è? Che unità di grandezza c'ha? Lunghezza al cubo. Una? Lunghezza al cubo. Al cubo, perché? Cioè, sarebbe la... Vai. Tra una, diciamo, inerzia e l'assunzione della lunghezza. Qual è lunghezza? La scienza delle costruzioni. Questa, diciamo che è una sigma. La tensione della sezione. Questa è la sollecitazione della sezione, un momento per tempo. In mezzo c'è qualcosa. Qual è la formula di scienza delle costruzioni per la flessione retta, semplice, la prima che c'è? Qual è? Io ho una sezione che è fatta così. E è riferita ad un elemento che è semplicemente in flesso, così. In questo punto dell'elemento la sezione è così e ha questa sollecitazione. Ed è di flessione semplice. Come faccio a passare dalla sollecitazione sull'elemento a cosa? A questo. Stiamo passando da questo a questo, alla tensione in un punto. Stiamo passando dall'elemento a tensione in un punto. La fibra, la faccio sotto perché le fibre tese sono sotto. La fibra sotto, qui, che tensione ha? Questo punto qui ha. La sigma A quanto vale? Scienza delle costruzioni, formula di flessione semplice, M, forte, M diviso J, per la distanza dal baricentro, la distanza dal baricentro, chiamiamola Y, non possiamo chiamarla principale, il momento, un J che è il momento di inerzia, non entriamo pure in gioco, non è il momento di inerzia, però è di inerzia, e Y. Che cos'è Y? La distanza tra il nostro punto e forza. Avete fatto scienza? Non avete fatto scienza? Ah. E? Flessione semplice, diagramma delle tensioni a farfalla. Si stiamo ipotizzando questo, questi sono triangoli, basta una proporzione e mi calcolo qual è la sigma, qual è la mia grandezza, mi interessa la distanza tra, non il baricentro, l'asse neutro, che poi in questo caso possa corrispondere a un altro discorso, però viene una certa teoria, l'asse neutro e il punto in cui calcolo valore. Se voi vedete è soltanto un discorso di triangoli lineari, quindi Y in questo caso sarà metà dell'altezza della sezione. E l'inerzia, ci siamo? In questo modo collego un momento a tensione. Da dove siamo partiti? Da cosa caspita è? Un doppio, va bene? Ok. Come faccio a far diventare questa? Ho sentito. Quindi un doppio. Bene. Ok. Ora si spiega perché questo è a cubo. Che è un momento di inerzia che è alla quarta, diviso una certa distanza. Questo è importante perché questo Y rappresenta il punto in cui noi calcoliamo la tensione.
e stiamo assumendo che il punto sia la fibra più esterna della sezione. Perché? Perché questa, dal nostro diagramma, sappiamo che è il punto in cui c'è la tensione maggiore e se è verificato in questo punto è verificato anche negli altri. Ora, Pignoli, questo qui è un momento che viene da una teoria, è un modulo di resistenza che viene da una teoria elastica, stiamo assumendo questa cosa, per cui questo qui sarà il valore elastico. Adesso la differenza tra elastico e plastico adesso non ci possiamo entrare, però fisicamente sapete che è una cosa del genere. Bene. Quindi abbiamo chiarito quali sono gli elementi. E quindi siamo in grado di dire che tutte le verifiche a flessioni che faremo sugli elementi semplicemente inflessi non sono altro che questo, e voi qui dentro dovete leggere momento diviso con doppio uguale una sigma. E questa sigma facciamo un controllo. Poi la possiamo rigirare così e dire confrontiamo i momenti. Possiamo rigirarla come ci pare, però dobbiamo essere chiari, okay, i componenti. Quindi questo è assegnato perché il materiale l'abbiamo definito, questo ce lo siamo, scusate, il momento sollecitante ce lo siamo calcolato, ci rimane W, che è una proprietà della sezione, come abbiamo visto, e che rappresenta la resistenza e che quindi individua, è proprio della sezione e quindi varia a seconda della sezione. Quindi è lì che dobbiamo concentrarci per la nostra progettazione dell'elemento strutturale. A seconda dell'elemento che scegliamo ci darà un certo modulo di resistenza e dobbiamo controllare che il filato qui dentro faccia sì che questo momento resistente sia maggiore di quello sollecitante. E vabbè, ci mettiamo i numeri. Rigiriamo quindi questa relazione e diciamo qual è il W che mi garantisce questa cosa? Quanto viene? Serve a meno un W che sia uguale a il momento, ci mettiamo dentro un momento sollecitante, visto che devono essere uguagliati, il momento sollecitante MD per gamma M0 diviso FYK. Quanto viene? Il valore del momento era 61,7, il gamma M0 è 1,05, l'FYK è 2,35. Quanto viene il W? Occhio sempre, attenzione all'unità di misura, eh? Questo è in kilo newton per metro. Questo è in newton su millimetro quadro, quindi al numeratore, e ci devo aggiungere rispetto a quello che vi ho scritto, (10^6). Rifate di questi conti, dovete fare solo una volta nella vita, però per avere chiaro vari elementi dite ok, cosa voglio fare? Porto questo a kilo newton al metro quadro o porto quello sopra a newton per millimetro? E da questo viene fuori, e lo scrivo in centimetri, 275,7 centimetri alla terza. Mettendo qui dentro il momento nostro sollecitante, stiamo dicendo che questo è il W minimo. Vediamo nel prontuario e individuiamo un IPE 220.
Inibe 220 ha un W doppio che è 285,4 centimetri alla terza. Quindi è superiore, anche se di poco, ce lo stiamo in realtà un po' rischiando. Scegliamo questo, ok? Quindi la dimensione l'abbiamo stabilita. Cosa bisogna fare però adesso? Qual era il dato mancante iniziale nei carichi? Il peso proprio. Ora che abbiamo definito qual è la sezione, possiamo sapere qual è il peso proprio. E quindi sappiamo che nel mio schema iniziale si aggiunge anche un altro contributo, probabilmente sarà inferiore, molto inferiore, però lo dobbiamo mettere, che è il peso proprio della trave. Il peso proprio della trave, sempre da prontuario. Che è successo? Problemi? Il peso proprio è 0,262 kN a metro. Allora, adesso non vi faccio tutti i passaggi, però voi sapete che adesso abbiamo quest'altro carico, lo dobbiamo inserire dentro, rifacciamo la stessa verifica e controlliamo che sia soddisfatta. Perché ho detto qua stiamo un po' a pelo? Perché iniziate a prendere sensibilità su questi numeri. Qui sto facendo un'ipotesi che questa trave vada bene per questa verifica. Già poi ci dovrò mettere il peso proprio, che significa che questo momento aggiornato sarà maggiore e quindi ci avviciniamo ancora di più come sigma a quella, no? Quella di snervamento. In più con la stessa sezione ci dovrò fare anche le verifiche di deformabilità. Iniziate a ragionare sul fatto che magari quando mi scelgo la sezione valuto quanto tenermi sopra. Posso esagerare ovviamente, però rifletteteci, non è che si può rischiare che fate questo, poi ci aggiungete il peso proprio, non mi viene verificato, ritornate qua e mettete un altro, poi andate sulle verifiche di deformabilità, non vi torna verificato la deformabilità e dovete riaggiornare sia questo che quell'altro, pazzite. Quindi pian piano lo fate una volta e poi prendete sensibilità su quale profilo scegliere, con quale, diciamo, abbondanza, senza esagerare, altrimenti un elemento sovradimensionale. Un'altra cosa che vi dovete ricordare, che sfugge quando aggiungete dei carichi, è che questo carico qua che prendete dal prontuario è un carico che non ha coefficienti amplificativi. Quindi quando lo inserite qua non dovete prendere e dire bene, cioè 0,262 lo sommo a 19,75 e l'ho fatto. Perché questo viene dalla combinazione, quest'altro no. Che natura ha questo? È permanente, strutturale, ha un certo valore G, quindi io questo qui lo devo moltiplicare per 1,3 prima di sommarlo a quello. Ok? Va bene, questo ve lo riaggiornate. Vi verrà un carico nuovo FD, che è successo? FD SLU che è uguale a 19,75 più 0,262 per 1,3 che sarebbe 0,34.
vabbè, mi faccio solo questo, 20,1 per minuto al metro è il nostro nuovo carico. Aggiorno e mi viene il taglio. Questo è il carico, l'abbiamo chiamato FD. Le sollecitazioni le abbiamo chiamate V e B. Mi viene 50,25. E il momento massimo l'abbiamo chiamato MD, che è uguale a 62,8. Ok, questo gli fate poi passaggi per aggiornare la cosa. Verifica a flessione l'abbiamo fatta, verifica a taglio. Taglio resistente, sapete, allo stesso modo del momento resistente, viene da una formula normativa, quello che dovete sempre individuare voi dentro è fisicamente cosa c'è. La scienza delle costruzioni, dove saltano fuori questi numeri, questo dovreste aver fatto con l'ingegnere Arancio su come vanno le tensioni tangenziali, come si calcola il taglio. La formula è un'area AV, controllate sulla norma se la nomenclatura è giusta, comunque un'area per FYK diviso radice di 3, tutto quanto diviso il nostro gamma M0. Questa formula la possiamo scrivere come ci pare, girandola con diverse nomenclature e cose. Quello che dovete sapere è cos'è AV? Potete immaginare che è un'area di taglio che per diverse ragioni non è proprio l'area della sezione. Quindi sul prontuario avete l'area della sezione geometrica, ma poi un'area di taglio che è diversa e sarà minore, vediamo la formula. FYK e gamma M0 sappiamo chi sono, spunta fuori questo radice di 3 e dovete domandarvi da dove proviene. Cioè, fatevi sempre questi discorsi, rispolverate di cosa significa, come si calcola, eccetera. Se quello di prima era una sigma, evidentemente questa cosa qua, questo elemento qua, mi dovrà rappresentare una tensione tangenziale in qualche modo. Quindi stessa cosa, abbiamo sollecitazione di taglio, diviso per un'area, che è una tensione tangenziale, dovrò controllare secondo le proprietà del materiale. Ok, formulone per l'area di taglio. È un'area ridotta, che le norme riportano, che è funzione delle diverse caratteristiche geometriche della sezione. Ed è l'area vera, trasversale della sezione, meno, avete già visto questa formula? Meno due volte B per PF più, apriamo parentesi, T V doppio più 2R, chiudiamo parentesi, per D con F.
chiamo la nostra sezione T con F, scusate, T doppio è la larghezza dell'anima, T con F è la larghezza dell'ala, R non è altro che il raggio di questo raccordo qua, perché la sezione qui non è fa un angolo retto, ma fare pignoli, R è il raggio di questo punto. Già noterete che non in tutti i profilari, sagomari, se voglia, ci stanno tutte le misure. Quindi abituatevi a utilizzare un vostro documento, un vostro profilario in cui vi ritroviate. Non necessariamente dovete prendere quello che sta qua dentro. Okay. Se delle informazioni non ci sono, scegliete un altro, anche questo su internet se ne trova tutti i tipi. Scegliete quello che ha maggiori proprietà e maggior numero di sezioni anche che potete scegliere. Quindi raggio, utilizzate la formula, occhio alle unità di misura, perché alcuni prontuari è millimetri, altri in centimetri, non vi confondete. Stiamo sempre facendo riferimento a l'ipe, mi sono dimenticato che ipera 2,20 e viene fuori un'area resistente di 1588 mm a quadrato. Guardate, puntuare questi numeri, cercateli, soprattutto R che non c'è su tutti, fate il calcolo e controllate questo numero. Inserisco l'area di taglio qui dentro e mi calcolo il V resistente. In questo caso è più semplice rispetto all'altro perché non stiamo facendo un progetto, dato che la sezione è già assegnata. Quindi direttamente calcoliamo il valore resistente e lo confrontiamo con quello sollecitante. Questo qui è uguale a 1588 per 2,35 diviso da 203, tutto quanto su 1,05. Stava al limite, per quanto riguarda quelle sollecitazioni di taglio è abbondante. Immaginate già, ma questi profili, se scelgo un profilo del genere, è probabile, se fatto così con questo schema statico, che in generale la verifica magari a flessione sia un pochettino più delicata rispetto a quella taglio. Ultimo step per quanto riguarda la trave secondaria è il cellino, sono le verifiche, quindi vado a vedere la deformabilità. Thank you.
Allora, purtroppo non essendoci molto spazio io l'ho dovuto cancellare, vi ricordate le due azioni che avevo scritto qua in basso e che erano i carichi agenti sulla trave secondaria che provenivano dal solaio secondo delle combinazioni con coefficienti allo stato di inizio di esercizio. Avevamo i due valori di SLE che era dato dal per quanto riguarda il contributo G dei permanenti e ricordiamoci anche su questo cosa ci dobbiamo sommare? Allo stesso modo per cui abbiamo fatto per le verifiche allo stato limite ultimo, in questo caso peso proprio dovrà essere amplificato? No, perché? Perché per lo stato limite di esercizio il coefficiente amplificativo per i carichi permanenti è 1. 9,4 ci aggiungiamo guido 0,7 da arrotondare per un po' meglio e la stessa cosa SLE per i carichi variabili è 5 kN metri. Questo è rimasto uguale perché il peso proprio della trave è permanente, non ci sono nuovi variabili. Ci sono domande? Ci sono dubbi? Su quello che ho fatto fino adesso? Se avete domande, fate. Con i due carichi separati vi faccio le verifiche. Prima vi faccio il calcolo di qual è l'abbassamento della trave. Vi ricordate sempre lo schema di trave appoggiata sul carico distribuito. Prontuario, qual è la deformata di questa trave? Questo lo sapete fare da soli, magari così, la scienza delle costruzioni, queste sono due cerniere, possiamo ipotizzare una deformata del genere. Quanto varrà? Vediamo delta. Freccia, cosiddetta freccia o abbassamento massimo in mezzeria, andate sul prontuario, lo calcolate, analogia con i solai che avete già fatto, ogni schema avrà le sue formulazioni per calcolare sollecitazioni e deformazioni, se è chiaro lo schema è chiaro anche tutto il resto del calcolo. In questo caso la formula è, non la potete sapere forse ancora, delta, che per ora chiamiamo 1 come quello che è riferito ai carichi permanenti, quindi ci aggiungiamo un G. Quindi dobbiamo considerare questo carico qua. Qual è la formula? 5 384esimi per R alla quarta diviso E J. Anche qui domandatevi che significa 5 384esimi. Da dove salta fuori questa formula? La scienza delle costruzioni. Come faccio a calcolare la linea elastica, la deformata di questa trave?
dovete, qualunque strumento utilizzate dovete sapere da dove proviene. Che elementi ci sono? C'è il carico, c'è la luce, c'è una costante, c'è un modulo di elasticità che prima non compariva e c'è il momento di inerzia che prima compariva diciamo in una veste camuffata come abbiamo visto come modulo di resistenza. Quindi considerando che il modulo di elasticità più o meno per qualunque tipo di acciaio di quelli che avete visto è costante, l'unica proprietà ed è riferito al materiale J è l'unica grandezza che riguarda la geometria della sezione. Quindi quando abbiamo ipotizzato la I220, oltre a queste grandezze troviamo anche J. Potete fare la prova di ricavarlo da più doppio e vi verrà solo un pochino diverso per il discorso che differenza tra plastico e elastico. Il J di questa trave dal prontuario era 2772 220, ho l'altezza, ho la larghezza, ho lo spessore dell'anima, ho anche il raggio, ho il peso, ho l'area, davanti, 2771,8, e torna 2772 che cosa? Centimetri alla quarta. Metto dentro i numeri, il primo caso 5384 per al numeratore il carico è 9,7, la luce, c'era la luce? 5 elevato alla quarta diviso E. Quanto vale E dell'acciaio? L'avete già visto? In questo caso mi dovreste dire, ma che unità di misura vogliamo farlo? In questo caso facciamo diverso rispetto al primo e diciamo facciamolo in chilometro metro. Questi sono chilometri a metro, questi sono metri alla quarta. Qua sotto dobbiamo mettere un modulo elastico che è in ognuno su un metro quadro. Fate una tabellina da una parte con tutte le caratteristiche dei materiali e vi consiglio di farvelo anche per le diverse unità di misura, che non è che ogni volta si può mettere a fare l'equivalenza. Lo mettete in un millimetro quadro, vi ho un metro quadro e viene 2,1 per 10 alla 8 se lo vogliamo in chilonewton al metro quadro. Il J è in centimetri alla quarta, dobbiamo farlo diventare metri alla quarta, quindi 2772 per 10 alla 8, equivalenza dai centimetri alla quarta ai metri alla quarta, che devo fare? Quanti? 4? 8? Il valore della freccia è, tanto per confondere, 1,36 cm.
verrà in metri, verrà 0,016. Lo metto in centimetri per capire l'abbassamento. Prendete sensibilità anche qui. Abbiamo una trave che copre 5 metri di luce con un carico pari a questo. Si abbassa al centro 1,36 cm. Non è poco, eh? Quindi prendete sensibilità su quanto si deformano le travi a seconda della luce del carico. Stessa cosa la facciamo per il carico dovuto ai soli variabili. In cui la formula è la stessa, voi riscrivetela ed aggiorniamo il carico in 5. E viene 1,7 cm. Di elementi orizzontali. Ricordate sempre, stiamo vedendo un elemento orizzontale che fa pagare più verticali, si forma, cerchiamo una freccia verticale. Poi ci potranno essere altri elementi in cui dovremmo cercare ad esempio una freccia orizzontale. Dobbiamo domandarci quanto si sposta l'ufficio, ad esempio, l'azione, non so, del vento. Questi due valori li confrontiamo per quanto riguarda il limite per i permanenti, non c'è, ci sono due limiti, uno per i soli variabili e l'altro per i variabili sommati ai permanenti, considerata una freccia totale. Vi siete interrogati anche sul perché? 1,36 che deriva dai soli permanenti, se lo sommiamo a quello che deriva dai soli variabili, sì. Delta 2 quando l'ha calcolato con il numeratore che ha messo come carico 5, sì. Non viene 0,7. Perché, cioè nel senso, a parità di tutti i termini, cambiando solo il peso. Ah sì, bravissimo, andiamo. Scusate, 0,7 non 1,7. È anche plausibile visto che il carico si riduce, la freccia non è. Questi due valori, quindi abbiamo due casi. Uno in cui sommiamo i due valori, diciamo freccia totale, e l'altro in cui diciamo vediamo soltanto i variabili. Soltanto i variabili, il limite della normativa è L3. L3 è uguale a, se lo facciamo in centimetri, 500 è la luce diviso 300 è uguale a, ecco, 1,7 cm, ecco dove l'avevo copiato. E quindi il limite è maggiore, questo valore si tiene al di sotto e la verifica dei soli carichi variabili è soddisfatta. Per quanto riguarda invece
la freccia totale, la freccia totale, chiamiamo delta totale, sarà 1,36 più 0,7, cioè siamo sui 2 cm, e lo dobbiamo confrontare, anche questo guardatelo sulle norme, a L250. Il valore deve essere minore o al più uguale del valore limite. Quindi adesso è questo un esercizio, stiamo un pochettino al limite, diciamo che la cosa è verificata. Quello che è importante è che voi abbiate chiaro i limiti che vi prendete, guardatevi bene sulla norma, il limite che è riferito a soli carichi variabili, in quanto si deforma su tutti i carichi variabili, e il limite riferito a quanto si deforma su tutti i carichi, sia permanenti che variabili. Controllando queste due condizioni abbiamo verificato lo stato di esercizio che si avrà. Ci rivediamo qua a mezzogiorno. Allora, stiamo passando allo step successivo. Dalla trave secondaria dobbiamo passare alla trave principale. Possiamo portarci appresso tutto. Dobbiamo portarci appresso dei risultati che vengono dallo step precedente e ci sono utili. Il resto è levarlo. Da qui il mio discorso iniziale è tenere da una parte input e output di ogni step. Nel solaio sono entrato con dei carichi distribuiti, calcolato delle sollecitazioni e ne esco fuori con un elemento verificato e con delle reazioni calcolate. Metto di arresto, c'è la punta da una parte, vediamo solaio, me ne dimentico tra virgolette, con quelle reazioni vado a dire chi me le deve fornire, le travi secondarie. Nuovo schema, travi secondarie, geometria, carichi e funzione. Stessa cosa, verifico l'elemento con trave secondaria e esco con un elemento verificato con delle reazioni che dovranno fornire le travi principali per sorreggere le travi secondarie. Dubbi? Rifacciamo i passaggi. Dov'è la trave principale? Ce ne sono diverse. Che differenza c'è tra questa trave e quest'altra trave? Una alla volta. Alzate la mano. Non alzavano più nessuno. Uno. Quella interna, cioè, ha da tutte le due parti la trave secondaria, diciamo. Ok. E non ha... Prima differenza, quella interna ha una trave da una parte e una trave da quella parte. Seconda differenza, quando mi sono stati elencati i carichi, sulla trave di bordo, ossia questa, cosa vi sto detto? C'è la famosa tamponatura. Cos'è la tamponatura? Qualche cosa è soltanto sulla trave di bordo, può essere tamponatura, un qualunque genere di elemento che sta a confine del nostro giudizio. Può essere strutturale, può essere non strutturale, può essere di diversa natura. Quindi pensate sempre all'elemento, che funzione ha, come è caricato, cosa ha sopra, quindi qui, quella centrale, abbiamo detto che ha più elementi che si devono collegare. Su quest'altra ne ho di meno, però ho un carico ulteriore.
scegliamo per adesso quella centrale. Schema statico. Dimmi a voi. Dovreste anche qua rifare la domanda. Che collegamento c'è tra la trave principale e le colonne? La funzione strutturale di questo elemento è portare i carichi secondari alle colonne. Quella è la funzione. In che maniera? Che collegamento c'è? Mi potreste dire, dipende da cosa si progetta. Possiamo ipotizzare, per semplicità, in questo caso, di aver realizzato, progettato un collegamento che può essere schematizzato da una cerniera. Bene, quindi sempre la solito discorso delle ipotesi che stiamo facendo. Quindi è uno schema cerniera-cerniera. Quali sono i carichi? Che natura hanno? Queste reazioni delle travi secondarie, quindi reazioni fornite da una trave, quindi come forza, che tipo di forze sono? Distribuite o concentrate? Concentrate. Quindi vediamo che cambia lo schema, ritorniamo al discorso, cambia lo schema statico, abbiamo visto lo schema statico, abbiamo visto più o meno uguale, però cambia la natura del carico. È chiaro a tutti questa cosa? Se questa è la trave principale, cerniera-cerniera, in cui ho segnato con il tratteggio l'interasse di 2 metri, cioè l'ho segnato perché rappresenta il punto in cui è presente una trave secondaria. Questo lo dovete immaginare. Con 3 travette secondarie che poggiano la prima. Chiaro? Non poggeranno così, ci sarà un collegamento. Però voi immaginate che scaricano qui. 3 stanno da una parte e 3 stanno all'altra. Quindi, detto questo, avrò 3 forze concentrate. Prima di vedere quanto valgono, mi domando, ma lo so risolvere uno schema con 3 forze concentrate e con interasse 2 metri? Diciamo che possiamo semplificarci la vita facendo la sovrapposizione degli effetti e considerando 2 schemi più semplici di cui poi sommeremo appunto gli effetti. Facciamo un primo schema in cui consideriamo soltanto le 2 forze su questi allineamenti e un secondo schema in cui consideriamo la forza centrale. Sappiamo che uno sommato all'altro ci darà la risposta che vogliamo. Ora non vi sconvolgetevi questa cosa, è soltanto un escamotage per semplificarci la vita per diverse ragioni. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che questa può essere una delle strade. Lo schema non è semplicissimo, per cui lo suddivido così. Questi schemi, se cercate sul puntuale, ci stanno. Questo è molto semplice, ma anche quest'altro c'è. Bene. Ok, vediamo le sollecitazioni degli schemi. Schema 1, così. Schema 2, così. Vediamo il momento. E
questo è un carico generico P, il diagramma dei momenti è una cosa del genere. Se questa cosa non vi è chiara, andatevi a rivedere Scienze delle cose, perché gli schemi semplici di trave appoggiate dovete saperli. Poi potete non ricordarvi un numeretto, un valore, l'andamento dei momenti, più o meno come si possono ricostruire le sollecitazioni da dove provengono, dovete saperlo fare. Il diagramma dei momenti è una cosa del genere. Il momento massimo, che è costante nella parte centrale, a quanto vale? Questa distanza, diciamo una cosa generica, sappiamo che è 2, ma in maniera generica la chiamiamo A. Questa qui sarà uguale a quanto? Uguale a A perché di differenza. Bene? Quest'altro caso, diagramma dei momenti. Posizione del carico qui, in quest'altro ci avrete soltanto L che non serve se sta in mezzeria e cose del genere. Quindi ogni prontuario ha la sua nomenclatura, prendete confidenza, per quello vi dico scegliete di comprare subito un prontuario per prendere confidenza anche con questi valori. Può essere che uno lo chiama A, uno lo chiama B, uno la lunghezza, ad esempio in questo caso alcuni prontuari L è tutto, magari trovate un altro in cui L è la metà, stupidaggini, però questo schema lo sapete da soli quanto vale il momento. Se poi però gli schemi diventano, non in questo caso, però un po' più comunque magari su quella continuata, su chi appoggi, non dovete fare confusione tra i vari simboli dei libri. Se la lunghezza è L della trave, quanto vale il momento? I 3 elementi. Questi schemi, ragazzi, guardatevi, qui sono la cosa più importante. Ok? Allora, ve la faccio breve, mettiamoci i numeri. Che forze? Allora, sento L quadro, eccetera. Allora, guardatevi bene gli schemi, riguardatevi quelli che sono riferiti a carichi distribuiti e quelli che sono riferiti a carichi concentrati. Quindi una trave con un carico concentrato con L, vedete, fatelo così. Non sapete come si fa? Fate l'equilibrio, lo calcolate. Okay. Che numeri dobbiamo metterci?
come dobbiamo metterci? Allora, partiamo da questi. Ragazzi, partiamo da questi, che sono, ve li ho riassunti qua, stato limite ultimo. Avevamo il nostro carico distribuito che non ci interessa più, però avevamo calcolato il taglio all'appoggio che corrisponde alla reazione. Quindi abbiamo una reazione di 50,25 kN e poi abbiamo le reazioni allo stato limite di esercizio. Quindi i risultati della nostra analisi precedente, che abbiamo verificato a taglio al momento limite, saranno le reazioni, così come avete fatto sul solaio, per le due combinazioni di carico. Stato limite ultimo, veniva questo, e stato limite di esercizio. Bene, non erano altro che PL mezzi, dove P cambiava a seconda se erano solo permanenti, solo variabili, senza coefficienti e con il coefficiente di rilievo. Va bene? E questi qui sono i tre numeri che ci vengono dall'analisi precedente. Li inseriamo qui dentro, facciamo il caso dello stato limite ultimo, con un'accortezza. Quanto vale questo P? Abbiamo detto che deriva da due travi secondari, ok? Quindi una trave secondaria avrà bisogno di una certa reazione che è pari allo stato limite ultimo a 50,25, quella dall'altra parte altrettanto, quindi ci sarà una forza sulla trave principale pari a 2 volte 50,25. Per lo stato limite ultimo, quindi, mettiamo dentro questi numeri e viene che P è, questo ve lo faccio in caso, diciamo, a studiare, quindi da una parte sempre la parte diciamo teorica, e poi farvelo vedere per dare una grandezza. Diciamo, questo è il carico P, in questo caso SLU, ci vale 100,5, non è altro che la reazione, 4,25, moltiplicata per 2. Qui avremo un momento, che è T per A, dove A è 2 metri, che è quindi uguale a 201 Newton metro. Bene? Chiaro? Per quanto riguarda quest'altro schema, avremo sempre 100,5 kN che mi dà il momento massimo.
varrà 402 kN. Medio. Prendiamo altri due punti sui nostri allineamenti in corrispondenza di questi altri due allineamenti esterni, quanto varrà questo valore qui, è costante, più questo qui, questo pezzetto. Mi sconvolge calcolare questo valore? No. Ok, lo calcolate. Chiamare gli effetti. E mi verrà un grafico del genere lineare che ha 402 di mezzeria e da 301,5 sugli allenamenti esterni. Ora questi numeri di esercitazione ci stanno, li ho messi, però vorrei che vi confondessero, cioè l'importante è che voi li facciate sempre con una parte lo schema generale, con un carico generale, cioè scusate, generale, un carico generico, sapete bene quali sono i valori, come si calcolano le situazioni, cioè velocemente i numeri, comunque l'ho fatto in questo modo. Immaginate quindi che poi la verifica sarà questa. Per quanto riguarda la pressione, vediamo quindi che in mezzeria c'è il valore massimo e quindi se noi verifichiamo la nostra trave principale in mezzeria, questa è verificata nella sezione. Questa è la prima informazione che tiriamo fuori da questo. Poi, in maniera analoga, possiamo fare cosa? Il diagramma? Il taglio. Sovrapposizione degli effetti, scusatemi, cancello questo perché sennò non mi entra, intanto voi ce l'avete sul foglio. Numericamente quanto valgono? Questo è P, quindi questo varrà 100,5 kN. Questo è T mezzi, quindi varrà 50,25
Torniamo. Cosa ci viene fuori? Basso 50,25 e il punto più alto 50,25 più 100,25, questo 100,5, quindi nel punto più alto sarà 150,75. Ok? Quindi da questo calcolo tiriamo fuori il momento massimo in mezzeria pari a 402 kN, poi un taglio massimo all'appoggio sulla colonna, questi rappresentano le colonne, pari a 150,75. Chiaro? Ora occhio, perché questa cosa qui noi l'abbiamo fatta soltanto per lo stato di video ultimo. Quindi per quello vi dico di tenere le formule da una parte, cercate di tenere le formule il più possibile generiche e poi andate a sostituire il carico che avete posto in volta. Ma questo poi lo farete voi per quando mettendoci dentro gli esercizi vi faccio vedere i risultati. E ricordatevi anche che è riferito a questo carico posizionato così. Vi faccio subito riflettere una cosa. Secondo quello che avete visto anche sulle travi secondarie, cosa mancherà a questo schema? Il peso proprio, benissimo. E il peso proprio, che carico sarà? Distribuito. Nessuno di questi due schemi va bene. Quindi a queste sollecitazioni dopo ci andremo a sommare gli effetti di un altro schema, che è di carico distribuito. Dopo lo faremo rapidamente, però dovete averlo chiaro. Qua stiamo facendo gli schemi per quanto riguarda le azioni dovute alle travi secondarie e dopo ci aggiungeremo quello che ci dobbiamo aggiungere. Schema 1, schema 2 e li devo cancellare. E adesso la procedura è identica alla trave secondaria. Abbiamo un elemento semplicemente inflesso, anche se sono schemi di carico differente, abbiamo calcolato già le sollecitazioni, e abbiamo il nostro momento massimo in mezzeria MD pari a 402 kN e un taglio UED pari a, alla memoria, 150,75 kN. Quindi sapete che ci sono gli schemi, ve li tenete da una parte perché vi serviranno per le altre cose, però per ora per le verifiche della trave ci sono sufficienti questi. Verifica trave, e verifica pressione e verifica taglio nella stessa identica maniera come abbiamo fatto prima. Dobbiamo calcolare verifica a pressione, quindi SL1. Dobbiamo avere un W minimo plastico, esatto.
il momento sollecitante diviso F y k gamma diverso. Avete ormai capito che cosa significa. Quindi 402 km metro è il mio momento, lo moltiplico per 10 alla 6 come ho fatto prima, perché in questo caso lo voglio a newton per millimetro, diviso il 2,35 diviso 1,05, la stessa cosa. Ottengo un V doppio che è 1796 centimetri alla terza. Entriamo nel prontuario e vediamo qual è, può essere un profilo. Se qualcuno di voi ce l'ha, cercatelo voi. Qual è un profilo che mi soddisfa questo V doppio di 1796? 500. Allora, per le travi generalmente si utilizzano l'IPE, vabbè, diciamo come prima scelta orientatevi su l'IPE. Questo non significa che non possiate utilizzare altri profili o un HA, lo dico subito, deve essere coerente. Ok, sia per un discorso di geometrie che per un discorso di scelta degli elementi. Se avete una luce piccola, una trave secondaria, 5 metri non sono pochissimi, dipende anche dal carico, magari orientate più su un IPE. Per una trave, già vedete che una trave del genere che ha una luce di 8 metri, una luce abbastanza importante, con tre carichi concentrati, anzi 6 su quella centrale, e insomma un IPE 500, immaginatevi l'IPE 500 con te, imparate anche a riflettere su che cosa sono a questa scala, in realtà io qui fuori, che profili ha, le colonne quanto sono grandi, per capire i profili che vengono utilizzati, il dimensionamento di massa. Un IPE 500 è una sezione abbastanza importante. Quindi ipotizziamola per adesso, sapete che dovreste sceglierne anche altri, però ipotizziamo questa. Da un doppio plastico ci facciamo, così come avevamo fatto qua per la trave secondaria, ci facciamo lo stesso schema per la trave principale e scriviamo J è 48.200 centimetri alla quarta, numeri che trovate sul frontale. Il W doppio che serve a noi, di cui stiamo parlando, è 2.134 centimetri alla terza. Il peso proprio è 0,907 kN a metro. Prendete sensibilità con questi numeri, vi serve sia per il futuro che per controllare di non fare errori mentre svolgete esercizi. Ad esempio, la vostra collega prima mi ha corretto su quel numero, se io fossi stato più attento a quello che scrivevo, al di là del calcolo che mi veniva fuori, lo riflettere e dire subito: mi viene la freccia di un centimetro, ha un senso, mi viene una freccia di, che ne so, mezzo millimetro, forse non ce l'ha, è riferito a un carico più grande, più piccolo, prendo sensibilità con questi numeri. Il peso proprio 0,907 kN metro, che significa? Quanto pesa una trave IPE 500? Immaginatevelo. Che significa 0,9 kN? 90 kg. Se lo volessi in chili? 90 kg. Quindi immaginate che questa è una trave di cui un metro di lunghezza.
altezza pesa 90 kg. Servono almeno due persone per sollevarne un metro. Quanto è lunga questa trave? Eh? 8 metri. Quindi quanto fa 90 per 8? Fa 90 per 8. Ok, 720 kg di trave. Ah, piccola. Questo vi sembrerà un giochino stupido, però poi nella professione vi troverete anche a vedere gli aspetti che riguardano il trasporto, la messa in opera degli elementi, quindi prendere sensibilità anche su come può essere spostato un elemento è molto importante. Okay. Se questa soppesa 700 kg bisognerà utilizzare un certo macchinario, di certo non si può mettere in opera a mano. Se invece fosse una travetta ipe piccolina secondaria corta, magari se c'hai quattro operai, uno te la porta al cantiere e poi la riesce a posizionare. Se per qualche ragione vi siete confusi e vi viene fuori da dei calcoli, eccetera, utilizzate un peso proprio che vale, che ne so, 3 kN al metro, cioè 300 kg al metro, capito? Ricordandovi questo giochino stupido, però avete preso sensibilità e dite no, aspetta un attimo, 300 kg al metro mi sembra un pochino troppo, se avete sbagliato qualcosa. Stesso discorso sui carichi verticali. Se voi avete un carico che sono 2000 kg al metro, pensate che cosa significa su una trave mettere 2000 kg su un metro. Quindi immaginate anche qua, prendete sensibilità su quali sono i carichi che un solaio scarica sulle travi secondarie. O viceversa, pensate a quel distorso, pensate a quel distribuito, quindi il solaio quanto grava sulle travi. Ok, il W l'abbiamo calcolato, qui ci siamo tenuti un po' più abbondanti, perché 2100. Grande 2007, inseriamo il doppio che abbiamo calcolato e calcoliamo il momento resistente. Quanto è il momento resistente di un ipe 500? Fatemelo voi, fate con la calcolatrice. Guardate la formula che abbiamo usato prima, invertite questa per ottenere il momento resistente inserendo dentro il doppio giusto. Intanto controllo del punto che è giusto perché non è. Ecco appunto il punto sbagliato. Scusate, il punto non è 2134 ma 2194. Fatelo con 2194, valore l'ho preso qua dal puntuale. 2194, il doppio plastico del 500. Quanto viene? 491. Cosa? Minuto mezzo. Ok? Sconvolge una cosa? Perché non vi scrivono tutti i passaggi? Perché variate a ripetervi la formula che abbiamo usato prima, rigirate quella, otteniamo un momento resistente. Questo lo dobbiamo confrontare al momento sollecitante,
che però non è 400 volt, che come vi ho detto prima manca un pezzettino, il peso proprio. Quanto vale il momento dovuto al peso proprio? Quindi quanto vale un momento, una trave semplicemente appoggiata dovuta a un carico peso proprio che è distribuito? Come abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, quanto viene? Vediamo qua, il momento sollecitante sarà dato da due contributi. Il primo è 402, che abbiamo calcolato dalle azioni che vengono dalle travi secondarie, più il peso proprio, il contributo da il momento. Stiamo nel momento, stiamo in mezzeria, un ottavo di piede quadro. Quindi ci sommiamo un ottavo di P, carico distribuito, 0,907, per L, quant'è L? 8 L, 8 metri, 8 al quadrato. E manca? Benissimo, 1,3. Perché? Perché è un carico permanente strutturale che stiamo inserendo a metà, cioè la nostra analisi, e che dobbiamo ricordarci, dobbiamo anche questo amplificarlo secondo la combinazione iniziale. Quindi bisogna moltiplicarlo per 1,3 secondo quanto dicono le norme per i carichi permanenti. Questo riconferma quello che vi ho detto prima e che vi ripeto, cioè soltanto se vi tenete impulito da una parte i risultati di uno step siete in grado di dire questo è quello che viene da prima più contributo delle cose nuove, principalmente il peso proprio, e vado avanti. Dato che si parte all'inizio con due filoni diversi, dato limite utile sono un esercizio, insomma le cose poi si ramificano e quindi non vi dovete perdere. Ok, abbiamo aggiunto questo e viene fuori 411,4 kN metro. Lo confrontiamo al momento resistente e vediamo che la verifica è soddisfatta perché è inferiore al momento resistente. Ok? Ah, vabbè, nel vostro esercizio fatelo per bene, fate come scrive la norma, fate momento sollecitante MD 211,4 diviso il momento resistente che è 441, il rapporto tra i due perché la norma mi sta portando così, uguale a 0,84 che è inferiore a 1. È solo una formalità, però scrivetelo perché bene scriverlo così, isolato. Verifica a taglio. Stessa formula per la trave che abbiamo usato per la trave secondaria e aggiorniamo con le dimensioni idrometriche dell'IPE, l'anno dello scritto IPE 500. Qui stiamo facendo la verifica a taglio. E V
RD, resistenza a taglio della sezione, è uguale a V per F di Y K diviso la radice 3, tutto diviso gamma M 0. Stessa cosa di prima. A con V, permettetemi di scriverlo nella stessa identica maniera, mettendo dentro la larghezza dell'anima, la larghezza dell'ala, lo spessore dell'anima, lo spessore dell'ala e l'area della sezione e il raggio di raccordo. Questo viene fuori AV si viene 5.985 millimetri quadri per 2,35 diviso radice di 3, tutto quanto diviso 1,05. E il risultato è 773,4 kN. Faccio il rapporto tra il taglio sollecitante VD e il taglio resistente RD e mi viene bravissimi, questo qui era quello che derivava dalle travi, a cui dobbiamo aggiungere il piccolo contributo piccolo, no? Visto che non è proprio poco, dovuto al peso prossimo. Quindi in questa maniera, come avevamo fatto prima, il V e D, chiamiamolo totale, sarà uguale a V e D dovuto alle travi più quanto? Peso proprio per trave semplicemente appoggiata. Quindi D, vale, questo lo sposto adesso qui, lascio uguale, 0,907 per 8 diviso 2, per non aver sbagliato, a cui aggiungiamo il coefficiente applicativo, okay, che è sempre il solito 1,3. Mi siete persi? Non mi sento... È chiaro? Questa cosa abbiamo fatto prima? Questo è un passaggio stupido ma delicato, perché uno rischia di dimenticarsene dicendo vabbè, io le mie sollecitazioni me le sono calcolate a cascata, non è che vada a rimettere i coefficienti, perché dovrei riuscire, c'è questo rischio. Quindi VD è 150, somma questo e dovrebbe venire 155,5. Guardate il contributo. Il contributo del peso proprio, quanto incide su quello delle cariche principali? Incide 5 kN su 150. Quindi la quota parte è piccola, però esiste e va considerata. Questo vi fa capire, avevamo detto, che il valore del peso proprio già ci sembrava tanto per un discorso di trasporto, poi immaginate quanto sarà grande il carico invece che questa trave dovrà sopportare poi nella realtà, per svolgere la sua funzione. Bene, riscrivo la cosa che ho scritto prima, scusate se l'ho cancellato, cioè VD diviso VRD è uguale a 155 diviso 773 uguale a 0,20, che è minore di 1. Mm?
Ricordate quanto era venuto prima? E quella pressione? Era venuto 0,84, mi sembra, no? Quindi, pensate come è sfruttata la sezione. La sezione in mezzeria è sfruttata praticamente all'80%, anche se ci sono diversi coefficienti, eccetera, diciamo. Mentre, sì, vai, non è l'80%, comunque per avere un ordine di grandezza, 80, e in questo caso invece abbiamo un 20. Quindi ritorna alla cosa della trave secondaria, cioè che se in qualche modo i carichi dovessero aumentare, è più facile che vada in crisi la sezione di mezzeria per pressione piuttosto che la sezione di taglio. Passiamo alle verifiche. Agli stabiliti dell'esercizio. Guardatevi sul quaderno i diversi schemi da cui eravamo partiti. Due vostri colleghi mi hanno chiesto come mai la formula che ho utilizzato per lo stato limite d'esercizio sulla trave secondaria è rimasta la stessa sia per un carico solo variabile o solo permanente. La risposta è perché lo schema di carico è lo stesso e la posizione e la natura del carico è la stessa. Però lo cambiamo, le formule saranno differenti. Beh, pure questa è una banalità, però non è scontato. Quindi, negli schemi che abbiamo visto prima, i due carichi concentrati o col carico concentrato al centro, corrisponderanno degli abbassamenti diversi nei diversi punti della trave. Immaginiamo che quello massimo sia al centro, e però per poterli calcolare servono altre formule riferite a quegli schemi. Chiaro? Quindi ora io vi scriverò dei formuloni che trovate, formuloni per dire così, per scherzare, nel senso che all'interno del prontuario troverete le varie formule, all'interno delle quali ci sono diversi fattori, diverse cose che riguardano lo schema statico. Se vi è chiaro lo schema statico, poi non ci vuole niente da dirlo e vi appunto le formule. Quindi, tenendo separati gli schemi iniziali, quello che era lo schema 1, a sinistra dei due carichi separati, mi darà un delta che chiamiamo delta 1, che ritiene dallo schema 1. Di cui ora vi scrivo la formula. Innanzitutto, dobbiamo differenziare le deformazioni che vengono dai carichi sui permanenti da quelli variabili. Iniziamo adesso di vedere i carichi permanenti. Voi già qui mi dovreste dire una cosa, anzi lo vedo dopo. Schema 1, guardatevelo sugli appunti, sono i due carichi concentrati ai lati. Ci sarà un carico che chiamiamo F di SLE G, cioè FD perché è la nostra combinazione di design, SLE perché stiamo in esercizio e G perché è soltanto riferimento permanente. La formula che quindi vi indicherò è quella per, ripeto, lo schema 1, quindi carichi concentrati. Ma quanto vale il carico concentrato?
da usare in questo caso? Torno al mio schemino con i risultati di laterale sopra e vedo quello G 24 e 25. Che ci devo fare con questo? Moltiplicarlo per 2. Vi scrivo la formula. Sapete quanto vale questo? Anzi, ve lo scrivo qua. F di SL G è uguale a 24 e 25 per 2. Quindi 48,5 kN. Questo sarà il nostro valore di calcolo, che era il B dello schema 1. La formula è questo valore, possiamo chiamarlo I, per A diviso 24, sempre al denominatore, e J, che moltiplica 3 L quadro meno 4 A al quadrato. Questa la trovate sui puntuali come formula che mi fa calcolare lo spostamento massimo al centro di una trave sullo schema di carico 1, dove questo fattore qui è carico concentrato. A è l'interasse tra le forze concentrate, insomma, scusate, l'interasse nello schema 1, la distanza dall'appoggio al carico, e L è la luce totale della trave. Per usare queste formule è meglio che vi prendiate il prontuario e ve le calcolate da voi, cioè prendete la formula al prontuario, con la nomenclatura del prontuario, e la utilizzate, così che quando ve la ritrovate all'esame degli esercizi, voi l'avete già usata con quella nomenclatura e la riconoscete e la utilizzate bene. Inserendo dentro i numeri, occhio anche qua alle unità di misura, se preferite che io non sono metro, usate sempre quello, viceversa. Questa viene 0,7 cm. Non vi scrivo tutti i passaggi, voglio che andate e andiate a prendere i numeri, studiate e mettendo su qual è lo schema. Questo permanente, stiamo parlando di permanenti, stiamo parlando dello schema 1. Analogamente lo schema 2 darà un delta 2 che è dovuto, stiamo sempre parlando soltanto di carichi permanenti, stesso valore di prima, questo per 2. La formula è diversa, ed è lo stesso carico FD, SL, G, che era il nostro P, per L alla terza, diviso 48 e J. Più semplice, perché all'interno non c'è la geometria aggiuntiva là, che rappresenta una posizione variabile del carico. In questo caso, nello schema 2, il carico era solo al centro. E viene 0,5 cm. Oltre allo schema 1 e allo schema 2, cosa ci manca da aggiungere? La freccia dovuta al peso proprio. Ricordatevi che stiamo facendo questa freccia, la stiamo calcolando in mezzeria, perché stiamo assumendo che lì, così come abbiamo avuto il momento massimo, ci sarà anche la freccia massima. Però queste formule sono riferite al calcolo in mezzeria. Se volete la deformata in un punto X, bene, dovete mettere una variabile con qualcosa, utilizzare una formula che mette l'andamento della
abbassamenti al variare della scissa del tratto e poi da posizione da tratto, ok? Quindi in mezzeria abbiamo questo, dovuto al peso proprio, la chiamiamo delta peso proprio, uguale a, questo già lo sapete, quant'è? Vai, vai. 5, 384esimi, e alla quarta su J, dove il P è F di SLE, chiamiamola importante che abbiamo che cosa significa, dove P è soltanto il peso proprio. Il peso proprio moltiplicato per qualcosa? No, perché il coefficiente assolutamente è 1. Quindi per L alla quarta diviso J. Vedete la differenza nella formula? Un L alla terza, un L alla quarta. Perché? Questo sopra è un carico centrale. Questo sotto è un carico. È chiaro, sono formule che vengono schemi diversi con carichi diversi. Il contributo del peso proprio dovrebbe dare una freccia qui piccolina, infatti è 0,05 centimetri. Ho trovato un po' di numeri. Ok, con le stesse formule aggiorno, ascoltatemi bene, aggiorno questi carichi mettendoci i carichi variabili. Ho detto male, questo non lo aggiorno e questo fa parte dei soli carichi permanenti. Questa aggiunta, già sapete che è un'aggiunta che va fatta per il calcolo della freccia di carichi permanenti. Quando vado a fare i variabili, avrò i variabili che derivano soltanto da dove sono, cioè sul solaio, tra i secondari e tutto quanto. Quindi, dentro qui ho degli schemi che hanno delle forze che provengono da carichi variabili permanenti, qua dentro ho un'aggiunta soltanto di carichi permanenti. Quindi aggiorno questi due e faccio il delta dello schema 1 per i carichi variabili e il delta dello schema 2 per i carichi variabili. Riscrivetelo. Stessa formula, qui dentro ci metto questo, cioè la reazione che deriva dalla moltiplicazione dei carichi con soli variabili in esercizio. Questo allo stesso modo andrà moltiplicato per 2. Dubbi? Avete dubbi? Ditelo. Adesso non alla fine della lezione, ditemelo adesso. Va bene, aggiorniamo questi e calcoliamo la stessa cosa, questo ve lo fate da soli, aggiornate questi due e avrete delle frecce per uno e per l'altro. Ok? Questi valori dovete confrontare agli stessi valori che avevamo scelto per abbiamo visto per le travi secondarie. Quindi erano L300 per i soli variabili ed L250 per le deformazioni totali. È chiaro?
anche in questo caso stiamo assumendo che la sovrapposizione degli effetti sia valida e che quindi se io voglio calcolare l'abbassamento di punto dei carichi permanenti posso fare questo schema 1 più questo schema 2 più questo, ok? Calcolo una freccia totale che sarà il punto dei carichi permanenti, aggiorno qui e qui i variabili e dico che la freccia totale dovuta sui carichi variabili sarà data da questo e questo, va bene? Mi riconfronto a L 300esimi e L 250esimi, dove L adesso è 8 metri. Come esercizio vi fate questa conclusione di questo calcolo, più rimettete in pulito la procedura, ci rimettete sopra e provate a fare il calcolo della trave di bordo in cui avrete la trave principale di bordo, in cui avrete i carichi applicati sopra che saranno soltanto questi che leggete qui perché le travi sono solo da un lato, ok? Però avrete in più la tamponatura di cui riprendete dagli appunti un valore dove scrivo, cioè carico distribuito dovuto alla tamponatura. Quindi già immaginate che all'interno degli schemi, su due schemi 1 e 2 rimarranno uguali perché i carichi sono centrati ma di entità diversa, e il carico distribuito oltre al peso proprio avremo il carico distribuito alla tamponatura. Questo per rendere verifica per casa, verifica trave di bordo e calcolo le frecce totali, variabili e permanenti. Potenziale essere punta, invece non è punta perché quest'ultimo quarto d'ora vi introduco quello che sarà il tema della prossima presentazione. Che è successo? Silenzio per favore. Scusate? Allora, non è una cosa che dovete scrivere, basta numeri, è una cosa su cui dovete riflettere. Quali sono i carichi orizzontali che avete visto? Il vento. Allora, parliamo di un altro elemento strutturale, anzi due elementi strutturali, le colonne e i famosi controventi. Per i carichi verticali avete capito bene quali sono gli elementi che devono trasferire i carichi. Per i carichi orizzontali voi avete immaginato, avete ipotizzato che dopo tutto il calcolo che avete fatto dell'azione del vento, il risultato dell'azione del vento è quello di avere una pressione. Avete calcolato una pressione sopravento, forse l'avete chiamata col più, e poi una pressione, una depressione sottovento. Allora, per poter capire come queste, come l'edificio resiste alle azioni orizzontali, bisogna individuare come sono messi appunto gli elementi che servono. Proviamo a fare una sezione di questo edificio, anzi una vista di questo edificio, da questa parte,
questa parte troviamo delle nuove informazioni, abbiamo un piano per 4 metri e poi assumiamo che tutti gli elementi abbiamo assunto dalle nostre mani, tutti gli elementi sono incenerati. Questi due allineamenti sono in grado di trasferire i carichi a terra. Su questi altri allineamenti no, perché sono tutte cerniere, quindi sarebbe l'altro.
quindi questo è alla base del calcolo delle sovrascensioni sul controvento. Capito questo? Capito tutto. Ipotizziamo il vento da questa parte, ipotizziamo di aver scelto i controventi su questi due telai. Questi due telai sono fatti in questa maniera. Il passaggio analogo a quello che abbiamo fatto per le travi. Passiamo da delle azioni esterne a voler calcolare le sollecitazioni degli elementi. Qual è l'azione esterna? Una pressione. Questa pressione l'avete calcolata per le diverse altezze. Ricordate? Quindi avrete una pressione sopravento, questa è la pressione X, la ritroviamo, sto guardando da questa parte, quello che esiste sono questi due elementi, quindi lo schema è questo, troverete due forze che vi siete calcolate, a 4 metri e a 8 metri. Quindi, il passaggio chiave è quello di dire ho una pressione, questa pressione investe una superficie, vale però valori diversi a forza interna. Come faccio a farla diventare calcolare le forze che andranno a gravare su questo schema? Ipotizzo di le riporto a questo schema. E come? Guardando questa che è la facciata investita dal vento, chiaro questo passaggio, questa è la facciata che noi ipotizziamo essere investita dal vento. È questa qui. I meccanismi che però resistono a questa azione sono i telai in questa direzione. Quindi il primo passaggio è ipotizzo l'azione in questa direzione, so questi due sono i due telai che possono esistere, questa è la facciata investita dal vento e questa è la struttura. Come faccio a passare dalla pressione queste forze? Calcolo semplicemente delle aree di influenza e quindi dico la pressione a questa quota 4 metri investe un'area di influenza di competenza e metà sopra e metà sotto. La pressione calcolata alla quota 8 avrà invece un'altra area di influenza che è soltanto questo. Poi vedrete numericamente, lo spiegheranno bene eccetera, però questo è il concetto. Ho una pressione, ho una superficie. Dato che ho la pressione calcolata a due diverse quote, immagino che su questo allineamento ci sia una pressione, su questo ce ne sia un'altra, e lo vado a moltiplicare per un'area di influenza di superficie ipotizzata e investita da questa pressione. Un'area più grande per questo allineamento centrale e un'area più piccola per l'allineamento sopra. E questa parte qua è investita dal vento? Sì, anche questa è investita dal vento, ma si può assumere che scarichi su nodi a terra. In questo modo voi potete calcolare, passare da pressioni a delle azioni concentrate, cioè moltiplicando la pressione per le aree di influenza, applicate ai diversi nodi.
sapendo però che i nodi e accenti corrispondono a degli lineamenti che non sono in grado di resistere alle azioni orizzontali, tutte queste forze dovranno confluire sugli unici due lineamenti buoni, questo e questo, che sono quindi dalle pressioni indicate per le aree di influenza, di calcolo delle azioni concentrate, ora questo poi vi sarà più chiaro quando ci saranno i numeri, però volevo insomma spiegarvi questo un po' abbastanza chiaro. In maniera analoga, nell'altra direzione, per il vento, posso dire da quest'altra direzione, avrò un'altra superficie resistiva al vento e un altro schema resistivo. Facendolo al contrario, per il vento che viene qua, avrò questa superficie resistiva al vento e qua avrò il mio schema che resiste. Dubbi su questo? Questo è il passaggio chiave. Poi dopo mettete i valori di pressioni, utilizzate la influenza, calcolate le forze, risolverete questo schema e calcolate i controventi. Però deve essere chiaro questo, suddividere il problema, il vento in una direzione nell'altra e individuare i due schemi che resistono in una direzione e nell'altra. Sono schemi che possiamo considerare per il vento indipendenti, che andranno verificati uno per